E ciao, stasera siamo allo Sfondo per una domenica fantastica, divertimento, bella gente, bella musica. Andiamo un po' a scoprire che aria tira. E siamo con Stefano. Stefano, il posto più strano dove hai fatto l'amore? Sulle scale di un palazzo. Mamma mia, proprio atti osceni, luogo pubblico. Sì, stavo in una situazione un po' travolgente. Travolgente. Bene, allora buon divertimento. Grazie. Alla prossima. Grazie. E qui allo Stone Special Guest, direttamente da Uomini e Donne, il bellissimo Sossio. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, come va? Come vanno queste domeniche aperitivo allo Stone? Beh, io sono un abitué, un posto molto affascinante. Ringrazio il mio amico Cristian Apadula perché mi invita sempre, c'è della bellissima gente e quindi consiglio a tutti di venire a visitare questa location perché veramente merita molto. Bene, passiamo all'argomento della serata, importante. Il posto più strano dove hai fatto l'amore. Allora, il posto più strano dove ho fatto l'amore è stato durante una crociera. Dopo aver ballato con una ballerina francese, l'ho fatto a prua durante la notte mentre la nave era in navigazione. Cioè alla Titanic un po'. Alla Titanic, però. È hard. Sì, ma infatti il problema è che c'era una telecamera e ci siamo accorti dopo. Mamma mia! Però mamma mia. È andata tutto liscio per fortuna. Però me lo ricordo perché è stata una bellissima notte. Bene, grazie, allora buona serata. Grazie a voi. E siamo qui con Alessia, un abitué dello Stone. Ciao, come va? Benissimo. Appena sono arrivata un po' prima, lo spettacolo è quello che è. Ci sono i fuochi. Alessia, stasera vogliamo sapere dai nostri ospiti qual è il posto più strano dove fatto la spiaggia. Semplice. Bene, grazie, ciao. E siamo con una futura sposa, ciao! Quanto è il fatidico giorno? 10! Mamma mia, è bellissimo! Da 3 giorni! Quanta emozione c'è? Da quanto tempo sei fidanzata? 7 anni! Ah, bene, benissimo! Ascoltami, non so se una futura sposa può dirlo, ma io te lo chiedo lo stesso. Qual è stato il posto più strano dove hai fatto l'amore? Non è che sia molto strano una spiaggia. Ah, una spiaggia, allora viva la spiaggia! Grazie, ciao, ciao! Il leader di Spillenze a Francesco, ciao, il cantante, la voce, come va stasera? Benissimo, buonasera a tutti. Siamo qui allo Stone, il Sunday Edition. Ormai siamo ampiamente partiti. Le domeniche stanno rispondendo bene. I ragazzi sono contenti, quindi anche io lo sono. Bene, allora stasera buon lavoro. Grazie mille. E ci vediamo come sempre la domenica qui allo Stone, Sunday Edition. Mi raccomando, un saluto particolare a Cristian Apadula, direttore e non solo. Ciao. Ed ecco con noi uno dei DJ più famosi in Campania, Davide Ranno, ciao, benvenuto! Ciao a tutti, sei troppo gentile, grazie. Allora siete venuti qui allo Stone a trovarci, ci fa molto piacere. Speravo che possa essere una serata figa per tutti e piacevole. Posso soprattutto. Posto più strano, dove hai fatto l'amore? Oddio, ecco ci metto un po' a pensarlo. Beh, guarda, forse il più strano è l'ascensore, è un po' standard, però l'ho fatto lì. Bene, beh, fortunata allora la ragazza. Glielo dobbiamo chiedere, però se ha premuto il tasto alto vuol dire di sì. Il posto più strano dove avete fatto l'amore? L'ascensore. Mamma mia, questo ascensore è un successore, mamma mia. E tu invece? Anche l'ascensore oppure sulla lavatrice. Sulla lavatrice, ma come? Lavatrice accesa o spenta? Accesa. Accesa, accesa. Grazie ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ciao.
Va bene, allora ci seguite sulla pagina Factory. E tu? Che vuoi sapere? Che vuoi posto sapere? Più strano dove hai fatto l'amore. Strano? Diciamo che forse il posto più bello è stato proprio in barca. Barca. Ma sei un romanticone, tu un romanticone. Me lo merito. Te lo meriti. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao, ciao. E tutte le donne in ascolto sono curiose e vogliono sapere, Cristian a Paudura, il posto più strano dove hai fatto l'amore. Allora, il posto più strano dovrebbe essere ricoverato in ospedale. Ah, anche con chi l'hai fatto? Con un'infermiera, non mi dire no. Vabbè, questo lo lasciamo stare. Ma no, ma cioè proprio un sexy symbol, proprio un Latin lover sei. No, assolutamente no. No, no, invece sì, invece sì. Bene, ciao, sei benvenuta cioè, allo studio. Grazie, grazie direttore. Come vanno queste serate super famose e super gettonate qui allo Stone? Vanno molto bene, in questo momento è partito il live di Francesco Somma di Spilenza, una programmazione estiva molto ricca, siamo al centro dell'estate, però andremo avanti fino a metà settembre, con tanti bene, allora, alla prossima!